Ciao a tutti e bentornati su Plutone, un posto dove sentirci tutti un po' più vecchi e vedere come il mondo sia cambiato negli ultimi 20 anni. Nella puntata di oggi viaggeremo a scoprire una delle più importanti console della storia, il Game Boy. La Nintendo ha bisogno di un'alternativa economica e affidabile da affiancare alla sua console di punta, ovvero il NES. Decide allora di far intervenire il team di lavoro dell'inventore Gunpei Yokoi, colui che già aveva costruito la prima console portatile di Nintendo, il Game & Watch, e che già aveva portato delle innovazioni incredibili, delle innovazioni decisive nella storia videoludica, come la croce direzionale. Beh, il risultato non sarebbe stato da meno. Il Game Boy. Il Game Boy vide la luce in Giappone nell'aprile del 1989, per poi essere distribuito prima negli Stati Uniti, a partire dalla fine di luglio, e in Europa, dall'autunno del 1990. Originariamente, i titoli che accompagnarono il lancio furono Super Mario Land, Baseball, Alleyway, il cui scopo era di indirizzare una pallina contro dei mattoncini per distruggerli, e soprattutto Tetris. Quest'ultimo in particolare coinvolse una larga fetta di pubblico altrimenti disinteressato ai videogiochi e permise al Game Boy di imporsi sui suoi principali concorrenti. Esistevano infatti piattaforme simili, come l'Atari Lynx, il PC Engine GT e il Game Gear della Sega, peraltro tutte a colori e tecnologicamente più avanzate della proposta Nintendo, ma nessuna seppe avvicinarsi alle vendite della creatura di Yokoi. Un'altra grande invenzione destinata al Game Boy fu il sistema su cui venivano caricati i giochi all'interno della console, ovvero la celeberrima cartuccia di forma quasi rettangolare, 5,8 x 6,5 cm, che permetteva per alcuni titoli, quelli un po' successivi, di salvare anche il gioco, qualcosa che oggi sembra normale ma che all'epoca non lo era affatto, grazie a una batteria tampone interna. La console divenne assoluta leader del mercato e nel 1997 conobbe il primo restyling con la nascita del Game Boy Pocket, un po' più piccolo, che avrebbe però fornito la base per le successive evoluzioni. Nel 1998, infatti, un'ulteriore svolta, questa volta decisiva, il Game Boy Color. Messo in commercio il 23 ottobre del 1998 in Giappone e un mese dopo nel resto del mondo, il Game Boy Color raccolse l'eredità del Game Boy tradizionale continuando nel successo. Privo di fatto di rivali se non lo stesso Game Boy originale, dato che Sega interrompe nel 1997 la produzione del Game Gear, la nuova console, come suggerisce il nome, si presentava con uno schermo a colori. Visto che le cartucce precedenti restavano comunque compatibili, l'apparecchio le convertiva da bianco a nero a paletti colori, che potevano essere scelte da una tavolozza di 10. Anche dall'esterno si presentava molto diverso, non più solo bianco o grigio, ma disponibile in un'ampia gamma di tonalità differenti. Nelle sue varie forme, il Game Boy, potremmo definirlo originale, vendette oltre 118 milioni di copie. Un dato incredibile che lo pone al quarto posto di questa speciale classifica alle spalle solo della PlayStation 2 e di due suoi eredi, il Nintendo DS e il Nintendo Switch. Questo grazie ad alcuni giochi memorabili, a partire dai classici Nintendo, da Mario ai vari, fino ad arrivare a Metal Gear, che fu uno dei titoli di maggior successo per Game Boy Color, e ovviamente a tutta la sequela di titoli riguardanti l'universo dei Pokémon, che avrebbero veramente fatto storia, soprattutto nella fascia del Game Boy Color. Accanto a questo, poi, un'enormità di gadget, alcuni veramente particolari. Penso alla Game Boy Camera, fotocamera che si poteva applicare al dispositivo e le cui fotografie potevano essere stampate grazie a una speciale stampante chiamata Game Boy Printer. Oppure i vari battery pack per aumentare la dimensione del vano batterie nel caso non fossero bastate le due pile stilo che erano sufficienti ad alimentare la console. Se devo ricordare però un gadget in particolare, beh, sicuramente la memoria va al cavo. Un cavo che permetteva di collegare tra di loro più Game Boy, talvolta fino a 4, e di condividere così l'esperienza ludica. Un gadget apparentemente semplice che trasformava però questa piccola scatoletta in un vero e proprio universo da condividere con gli amici e capace di creare dei ricordi, quelli assolutamente indimenticabili. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!